Carissimi, nuovamente insieme a Gesù e i suoi discepoli, oggi sarà l'Apostolo Paolo che ci accompagnerà in un momento complicato della sua vita, perché in quel momento lui, mentre scriveva, era in carcere e scrive alla chiesa di Efeso e nel terzo capitolo dice: secondo il disegno eterno, Dio ha un progetto eterno, egli l'ha compiuto, l'ha attuato mediante Gesù Cristo nostro Signore, nel quale abbiamo libertà di avvicinarci a Dio con piena fiducia mediante la fede. Attraverso la fede noi ci avviciniamo a Dio con piena fiducia, con una piena certezza, con un cuore libero. Mi chiedo quindi, dice Paolo, non scoraggiatevi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, perché sono per la vostra gloria. Cioè, il fatto che io sia in carcere non deve scoraggiarvi, anzi incoraggiarvi, perché lo sono per la giusta causa, per essere testimone di quello che appunto vi ho annunciato. E quindi la mia preghiera, dice, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, la mia preghiera per voi è che Dio vi faccia appunto conoscere questo progetto eterno che Dio ha nel suo cuore da sempre. E appunto Paolo dice al verso 14: per questo motivo piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli, sulla terra, prende nome, affinché egli, cioè il Padre, vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Santo suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate appunto resi capaci di abbracciare, non da soli ma insieme a tutti i santi, a tutti quelli che sono santificati dal sangue di Cristo, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo. Ecco, qua ci dà le quattro dimensioni dell'amore di Cristo, perché in questa realtà noi siamo immersi, sommersi, abbracciati davanti, dietro, di fianco, sopra, sotto. Ebbene, conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siamo ripieni di tutta la pienezza di Dio, la pienezza di colui che ci riempie, Dio che riempie la nostra vita ed è capace di riempire tutta la nostra esistenza. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le età, per sempre, nei secoli dei secoli. Sia glorificato il nostro Signore Gesù Cristo, colui che si è fatto carico di tutta la nostra esistenza e ci ha fatto grazia. Lui, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E di nuovo siamo vicino alla Pasqua e di nuovo ci ricordiamo di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. E vogliamo, insieme all'Apostolo Paolo, e guidati dallo Spirito Santo, essere partecipi di questo progetto eterno, questo progetto che da sempre Dio ha desiderato abitare, vivere insieme alla sua creatura, anzi esprimersi attraverso le sue creature, attraverso quegli uomini e quelle donne che fanno posto a Dio. E l'Apostolo Paolo in questa lettera ci ricorda e esprime questa sua preghiera in maniera molto forte, molto chiara. Per questo motivo, dice, io prego affinché Dio vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificati nel suo spirito, nell'uomo interiore. Questo nuovo uomo che Dio ha messo dentro di noi, Gesù Cristo, che vive in tutti i credenti, quel Gesù che ha dato la sua vita per noi e che oggi è capace di vivere in tutti noi. Ed è abbracciati da questo amore che impariamo non da soli, ma insieme a tutti i santi, insieme a tutti i nostri fratelli, impariamo quale sia appunto l'altezza, la larghezza,
la lunghezza, la profondità e l'altezza di questo amore che ci abbraccia e che ci dà la possibilità di avvicinarci alle persone che ci stanno vicino con lo stesso tipo di amore. Oggi siamo nella grazia di Dio, capaci di vivere e condividere questa salvezza. Questa salvezza ci è stata data affinché la possiamo donare. Questo dono ci è stato dato affinché lo possiamo regalare. E quindi la capacità di amare, di perdonare, che è proprio nel cuore di Gesù, oggi è anche nel tuo cuore, è anche nella tua esistenza, è nel tuo modo di essere e di credere. Perché la vittoria che vince il mondo è la nostra fede. Ed è chi crede nel Signore Gesù che affronta la vita con il sorriso, amando e perdonando, vincendo il male col bene, sapendo che quello che ancora ci manca Dio provvederà, sapendo che nel suo modo di provvedere Dio arriva sempre al momento giusto, al tempo giusto, arriva sempre in modo perfetto, nel momento in cui c'è veramente bisogno. E vogliamo dare lode al Signore e, come dice appunto Paolo in questa lettera, Lui sia la gloria della Chiesa. E qui allarghiamo il nostro pensiero, perché è insieme a tutti i santi che scopriremo l'amore di Dio. Non è solo noi, la nostra piccola chiesa o la nostra piccola confessione, o grande che sia, ma è insieme a tutti i santi che scopriremo l'amore di Dio. Scopriremo la capacità che Dio ha di amarci e anche la capacità che Dio ha di amare attraverso di noi. E quindi a Gesù Cristo sia tutta la lode, tutta la gloria. Oggi, ma anche per sempre e per tutta l'eternità, vogliamo adorare il Signore, vogliamo dirgli grazie. E credo che il privilegio importante che abbiamo è onorare e ringraziare il nostro Dio. Oggi che siamo ancora in questa realtà umana, nel nostro corpo ancora fragile e in qualche maniera un corpo che si disfa, dice che anche se questa nostra tenda si disfa, noi abbiamo un'abitazione, una casa costruita, una casa eterna. Quindi in attesa che questa eternità ci raggiunga, perché già è nei nostri cuori, perché come Gesù ci ha ricordato, chi crede in me ha vita eterna, quindi questa vita eterna è già cominciata, impariamo a vivere nel regno di Dio, a vivere nella sua giustizia. E quindi ecco che questo eterno progetto di Dio di abitare nella nostra umanità si concretizza nella mia vita, nella tua vita, e diamo posto a Gesù. E di nuovo ci ricordiamo che Lui che ha dato la sua vita per noi è comunque risorto ed è vivo in tutti quelli che credono. E a Dio sia la lode e la gloria nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.